Ancora due appuntamenti di prestigio per l'associazione L'Aquila siamo noi con diverse collaborazioni. Lo scorso 16 aprile a Villa Abamelech, residenza dell'ambasciatore della Federazione Russa dell'Italia, Alexei Paramonov, si è tenuto un concerto di primavera dedicato alle vittime del terremoto del 6 aprile. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Casella, è stato tenuto dalla pianista Elena Matteucci e dal giovanissimo violoncellista Sebastian Zagame. Prima del concerto, l'ambasciatore Alexei Paramonov ha invitato i presenti a un minuto di silenzio in memoria delle vittime del sisma e di quelle uccise nell'attacco recente a Mosca al Krokus City Hall. L'intervento della Federazione Russa e del popolo russo io lo paragono a una fiaccola particolarmente luminosa, diciamo, in questi 15 anni, perché, come ricordava Sua Eccellenza l'ambasciatore Paramonov, non si tratta soltanto di un aiuto finanziario che è stato cospicuo, ma soprattutto di una grande amicizia, di un modo di compartecipare prima del nostro dolore e poi della nostra rinascita. E oggi Palazzo Ardinghelli, dove prima era un palazzo abbandonato, prima del terremoto, diciamo, dove magari ci si trovavano anche degli animali, dei topi, oggi è la sede del Maxi, quindi un'eccellenza culturale non solo di Roma e dell'Aquila, ma dell'intera Italia. La chiesa di San Gregorio Magno, un santo carissimo sia ai russi che a noi aquilani, oggi rivive completamente ricostruita. Ma venerdì c'è stato anche un altro appuntamento, sempre come commemorazione del terremoto, a Casa Russa a Roma, il centro culturale dell'ambasciata della Federazione Russa. Il concerto L'Aquila nel cuore è stato tenuto dal Folk Quartet del Conservatorio Casella.